possibilità ai cittadini in sala di fare degli interventi. Come ho detto già prima, siccome la sala acusticamente non è delle migliori, vi prego di parlare uno a uno, se c'è qualcuno che vuole parlare, alza la mano. Posso? Prego. Sono, cioè, sentito delle regole del 2005, mi porto indietro perché vedo il tempo che passa e siamo sempre ai soliti problemi. Però stavolta è diverso. No, vabbè, scuso per espresso bene. Ti ringrazio per la cortesia. Passa il tempo e allora ricordo sta vicenda del 2005, perché in qualche modo mi sono stato protagonista. Anche allora non è frutto di una condivisione, ma è frutto di una battaglia politica che anche allora è stata fatta dai movimenti che erano nel paese, che hanno sostenuto le forze, e poi è arrivata l'esito naturale, costringe il Consiglio Comunale nella sua interezza a prendere atto che si era contraria a un'operazione. Cioè, il paese ha vissuto un'operazione di democrazia. E questa democrazia, che oggi è maltrattata, offesa da parte di chi governa, dei poteri, delle banche e altro, oggi noi la dobbiamo riconquistare. Non solo la riconquistiamo, oggi è la manifestazione di sabato, ha dimostrato anche, come ha detto il sindaco, giustamente lo ringrazio, che la battaglia contro la TAV, contro i terzovali, non è una battaglia, una questione di ordine pubblico, ma è una questione di democrazia. È il paese intero contro le cassandre che in 15 giorni hanno detto succederanno cose turche in questo paese, non è successo niente. Una manifestazione pacifica, democratica, libera e partecipata. Bene, ai cittadini io dico solo una cosa: noi oggi siamo quelli che subiamo l'offesa, e questo territorio come altri territori, l'offesa democratica di chi dice io decido in funzione del capitale, decido che qui si fa un'opera, un'opera che è in controtendenza. Lo sviluppo del mondo da Marsiglia a Kiev, andare a Marsiglia a Kiev corridoio 5, quando noi ci aspettiamo lo sviluppo del mondo verso il sud, dove dovremmo andare, dove dovremmo volgere il nostro occhio, dove abbiamo i nostri interessi, e invece andiamo dove non ci interessa. Detto questo, noi ribadisco sulla questione della democrazia, noi non la difendiamo. Non la difendiamo semplicemente con le dichiarazioni di intenti, la difendiamo anche opponendo le istituzioni, difendendo le istituzioni, e addirittura la facciamo difendendola con i nostri corpi. Noi riusciremo a bloccare quest'opera, ma dovremo... Che c'è? Non so. Oggi noi qua, questa sala qui, facciamo un'opera grande, no? E ringraziamo l'amministrazione del suo complesso e tutti quelli che hanno aperto questo consiglio comunale e dato la parola ai cittadini, perché noi oggi festeggiamo la democrazia, che non è un regalo, non è un regalo, è una cosa che ci siamo conquistati e dobbiamo difendere, e la difendiamo anche contro un'opera inutile, balorda e soprattutto costosa, che non ci porta da nessuna parte e devasta il nostro territorio, e non lo faremo. Però noi dobbiamo essere consapevoli
Questa cosa qui non è un regalo, lo dobbiamo fare con i nostri corpi e con la nostra intelligenza. Noi dovremo opporci a un'opera invasiva e violenta, ma dobbiamo essere consapevoli che questa battaglia la facciamo se noi a questo pacificamente, per difendere la democrazia, siamo anche consapevoli di opporre i nostri corpi. I regali, questo paese, direi questo governo, ma questa volontà generale non ce ne farà. Diranno che è un'opera necessaria per lo sviluppo del paese. Non è vero. È un'opera che si rivela stupida nella sua progettualità, stupida nella sua formulazione, stupida sulle sue necessità, ma soprattutto, completamente stupida. Sabato mattina in cui i ragazzi del comitato, distribuivano dei volantini nel mercato, e l'hanno fatto per parecchie settimane, da 3 mesi a questa parte, divulgando e diffondendo informazioni su questa questione qua, io per le mie commissioni mie personali, attraverso la piazza del mercato, dopo che parlo con un imprenditore con il loro volantino, e trovo un gruppo di amici che, con i quali da anni sono stati impegnati in questo libro, no? E sento uno dei più anziani, ragazzi 76-77 anni adesso, che esprimeva le sue perplessità a quegli altri che anche loro erano 70 anni, le perplessità del fatto che giovani così fossero contrari al progresso. E questa questione a me da settimane si attorcina nella mia testa, no? E penso, io non posso entrare nel merito della relazione che ha fatto il capogruppo Stefano Mazzaro, puntuale, precisa rispetto a quello che è questo progetto qua, però penso che io posso fare un intervento su quanto riguarda una questione tutta in merito alla cultura politica che esiste. Io penso che secoli di capitalismo abbiano diffuso e depositato nelle nostre teste una mentalità borghese. Persone che oltre 70 anni si omologano a un pensiero che questo capitalismo trasformato in un neoliberismo volgare e violento, per la definizione che anche Gino prima ha definito, è una cosa secondo me preoccupante, perché io ho 63 anni, ho visto che tante volte il progresso è stato la nostra, non sempre il progresso coincide. Questo discorso del prodotto interno lordo e della crescita, io penso ad esempio alla Cina. La Cina ha il 9% annuale di crescita, eppure gira in bicicletta. E noi non sfioriamo neanche il 1%. Allora, così come questa questione è una discussione tutta di cultura politica, e così come non vuole spessore culturale per fare una discussione di questo tipo qui, io la manifestazione, che è stato un evento, il servizio giornalistico delle stampa delle domani, a pagina completa, lo dimostra, no? Mi ha anche inserito un'altra cosa che ho constatato. Io cercavo le poche cose che ho letto che
cose che coincidevano con quella questione del progresso, la questione delle posizioni dell'amministrazione comunale rispetto a questo progetto qua, e ho trovato due cose che nel passato e che un amico mi aveva ricordato questo inverno. Io l'ho riportato perché è difficile che me lo si abbraccio, io non ce la faccio. Pone la questione della connessione sentimentale. Non è un romanzo rosa e non ha, non ha a che vedere con le questioni di tipo religioso, spiritico, del clero. La connessione sentimentale, secondo Gramsci, dice che l'intellettuale può pretendere di rappresentare il popolo solo quando il rapporto è fondato su di un'adesione organica in cui il sentimento, passione, diventa comprensione, quindi sapere. Questa dialettica andata e ritorno che dice sento, comprendo, so, e viceversa, so, comprendo, sento. Se il rapporto tra intellettuale e popolo, nazione, tra dirigenti diretti, tra governanti e governati, è dato da un'adesione organica in cui il sentimento, passione, diventa comprensione, quindi sapere, non meccanicamente, ma in modo vivente, solo allora il rapporto è di rappresentanza e avviene lo scambio di elementi individuali tra governanti e governanti, tra diretti e dirigenti, cioè si realizza la vita d'insieme che solo la forza sociale si crea, quindi il blocco storico. Questa roba qua, io l'ho vista, Ora, questa cosa qua, legata ai ragazzi che sono contro il progresso, ho ripreso anche tra le cose che ho letto un libricino di pensieri di Henri de Lustre, che anche questo qui è complicato, per cui io non lo sono riposato perché abbiate pazienza, non è facile. E io glielo levo a loro, proprio. Questo romanzo, questo libro di pensieri, piccolino, si chiama Alzaglia di Henri de Lustre. C'è un brano che si intitola Brandelli, che è tratto da, da una profezia di Amos, che viene intitolata Dalla gola del leone. Il titolo viene da un verso del profeta Amos che traduce. Come scipperà il pastore dalla bocca del leone due zampe e una parte d'orecchio. Questa salvezza che mi disse la rosale, cosa se ne fa un pastore di questi magri rimasugli strappati a gran fatica dalle fauci affamate della belva? Domanda. Il suo gesto non è vano, deve riportare un segno. Il capo di bestiame a lui affidato non è andato perduto per sua incuria, ma per una razzia, alla quale ha opposto le sue forze. Senza questo segno il padrone può chiedergli conto della perdita e di abilitare il danno. Però, misero e paradossale che sia quel rimasuglio, esso è la prova che quel brandello salvato dipendeva da ognuno e che esso era tutto il nostro futuro. Io levo in questo spreco e contro lo spreco il brandello rischioso del pastore di Amos. E questa cosa qua io veramente a questi ragazzi io adesso non faccio più politica.